Dottor Sinopoli, buongiorno. La categoria è sempre più precarizzata, formata in gran parte da persone che da 20 anni hanno i titoli per ricoprire posti con contratti a tempo indeterminato e che invece si trovano ancora, dopo tanti anni di servizio, ad avere contratti a tempo determinato. Sorge il sospetto, potrebbe sorgere il sospetto che questa non sia una politica dettata semplicemente da motivi economici, ma che ci sia dietro anche un disegno di precarizzazione della categoria che diventa così sempre più debole dal punto di vista sindacale. Lei che ne pensa di questa interpretazione dei fatti? Purtroppo questa è una lettura corretta, vale per l'intero mondo del lavoro. Negli ultimi 30 anni si è precarizzato, questo non è avvenuto per un accidente del destino, per i cicli economici, ma perché gli interventi normativi che hanno destrutturato il diritto del lavoro avevano una precisa finalità politica. Indebolire il lavoro organizzato con il chiaro obiettivo di rendere il lavoro più debole nella nostra società, a fronte degli interessi di altri settori, ecco. Questo nella scuola è avvenuto contestualmente a un ciclo di riforme che non l'hanno migliorata, l'hanno peggiorata. Mentre negli anni 60, all'inizio degli anni 70, si riformava la scuola per migliorare la società, per applicare la Costituzione, da un certo momento in poi abbiamo iniziato a cambiare la scuola per adeguarla a una società che invece iniziava a disapplicare la Costituzione. Dobbiamo tornare a quella stagione. Abbiamo intitolato il nostro congresso nazionale proprio alla Costituzione italiana, i suoi valori, i suoi principi. Il documento si chiama Principi costituzionali, conoscenza emancipatrice e azione sindacale. Crediamo che proprio nella nostra Costituzione, nella missione che attribuisce alle istituzioni della conoscenza e alla scuola, ci sia oggi la risposta alle tante disuguaglianze che aumentano nel paese. Per questo bisogna tornare a investire nella scuola, perché chiaramente la retorica del secchio bucato che ha caratterizzato gli ultimi 30 anni, per cui non bisogna mettere dei soldi perché sono Certo. sprecati, poi quando li hanno messi pochi, recuperati dal governo Renzi, li hanno investiti male, e lo dicevano subito, quindi tornare a investire sulla scuola, investire naturalmente sugli organici, sulla stabilità di chi nella scuola lavora, investire sulla professionalità e quindi aumentare i salari, riconoscere il tanto lavoro che si fa e non è, diciamo, ed è sommerso appunto. A casa, investire nelle infrastrutture, tornare a parlare anche di scuola in termini di didattica, di pedagogia, di aumento della qualità partendo dal tempo scuola. Tornare a parlare dei bisogni della scuola che sono i bisogni del paese. Certo. Oh, le vostre proposte ricordano molto, è stato anche richiamato nelle vostre relazioni qui nella conferenza stampa di oggi, il doppio canale. Allora, possiamo parlare anche, pot si potrebbe ipotizzare proprio un ritorno esplicito al doppio canale? Dunque, noi abbiamo fatto riferimento a un sistema che ci è sembrato il più semplice e il più logico. Abbiamo guardato anche all'esperienza del passato, ma soprattutto abbiamo pensato al futuro, scegliendo quella che per noi è oggi la soluzione che garantisce nel minor tempo possibile la maggiore stabilità per la scuola italiana, a cui deve naturalmente accompagnarsi anche un reclutamento ordinario, ciclico, in cui la formazione sia importante, la formazione in ingresso e la formazione durante l'attività lavorativa, perché noi abbiamo anche questa esigenza che non possiamo certo considerare, come tutti sanno, evasa. Questo vale per chi insegna, vale per i collaboratori, vale per il personale delle segreterie. Certo. Oh, poi lei ha parlato anche giustamente di grande distanza tra gli stipendi degli insegnanti e dei lavoratori della scuola e la media europea. Ora però questi stipendi ricadono anche sotto il vincolo della legge 29 del 93, che avendo messo la scuola nel pubblico impiego limita gli stipendi all'inflazione programmata. Non c'è nessun vincolo determinato dall'inflazione programmata, perché in questo momento non c'è un sistema di relazioni sindacali nel pubblico impiego, cioè non è che c'è un vincolo predeterminato alle richieste di aumenti salariali. E
E il punto semmai che sono le leggi di stabilità che decidono quante risorse ci sono, e questo naturalmente condiziona qualunque trattativa, ma soprattutto veniamo da 10 anni senza rinnovo dei contratti. Adesso come minimo bisogna coprire l'inflazione e garantire il potere d'acquisto, come minimo, e poi bisogna investire sul valore del lavoro. E Quindi è quindi, qualcosa che bisogna contrattare, insomma, di volta in volta. beh, sì, ecco, non c'è un vincolo predeterminato, non è che noi non possiamo chiedere, no, non, semmai dopo anni e anni in cui non si rinnovavano i contratti, nell'accordo che facemmo con il precedente governo, di fronte a una situazione che certamente non era favorevole, visto che venivamo da anni di blocco, abbiamo concordato che ci fosse, diciamo, i famosi 85 euro, ma adesso non c'è più quel vincolo. Il contratto in una stagione straordinaria l'abbiamo rinnovato. Siamo tornati quindi teoricamente nelle condizioni, quindi per questo ci aspettiamo che a gennaio riparta la stagione contrattuale, dopo una sentenza della Corte Costituzionale che aveva detto che non si possono bloccare i contratti per il pubblico impiego, a negoziare sulla base di obiettivi che sono quello della valorizzazione e del riconoscimento della professionalità di chi lavora, del tempo reale di lavoro che è tanto e va appunto fatto, diciamo, riconosciuto e quindi pagato, perché si lavora molto di più di quanto si dice nella scuola, questa Assolutamente. la solita retorica per cui non si lavora, insomma, si lavora tanto purtroppo in condizioni difficili e facendosi carico sempre più di maggiori responsabilità, perché sulla scuola si scaricano sempre più responsabilità. Quindi possiamo dire che è solo una questione di volontà politica Volontà aumentare gli politica non penso. stipendi? Allora, è sempre stata solo una questione di volontà politica, soprattutto perché stiamo parlando di un datore di lavoro pubblico che decide nelle leggi di stabilità quanto vale X e quanto vale Certo. Z. Adesso, è evidente, l'ho detto anche in conferenza stampa, l'aumento della spesa in deficit non è il problema, perché lo Stato non si deve comportare come il buon padre di famiglia, sono due cose diverse. La spesa pubblica è fondamentale per far crescere l'economia. Semmai viviamo in un contesto di vincoli che sono determinati anche dalla storia delle istituzioni economiche europee, che ha molto penalizzato le possibilità di sviluppo di tanti paesi, tra cui il nostro. Il punto è che deve essere centrale nell'aumento della spesa quella per investimenti. Se devi sostenere l'aumento della domanda aggregata, è meglio puntare sui salari. Ecco, noi diciamo cose semplici che ci sembrano anche scontate, è chiaro che c'è poi tutta una polemica che ha altri binari. La rivendicazione che noi facciamo a questo governo è aumentate la spesa in deficit, puntate sugli investimenti, sui salari, sulle infrastrutture della conoscenza che siamo sicuri rappresentano un vero, come si dice, driver di crescita e sviluppo, oltre che di creazione di cittadinanza consapevole, su cui tutti Certo. dovremmo puntare. Naturalmente siamo preoccupati per l'attacco ai luoghi dell'integrazione che caratterizza le politiche di questo governo, tra cui la scuola. Non dimentichiamoci che noi siamo passati dai fatti di Monfalcone a quelli di Lodi, adesso torna la discussione sui crocifissi. La scuola c'è già l'integrazione. Funziona. Mi sembra che qualcuno invece voglia proprio metterla in crisi, e questo è veramente vergognoso.